L'acquisizione del sistema robotico Da Vinci XI che è in attività da qualche dall'inizio di questo mese anche all'ospedale di Teramo. Io cedo subito la parola XI che è scritto qua, pronuncia XI. No, perché io pensavo 11, io ho visto X come la XI, c'ha ragione Antonella. Vabbè. Cedo subito la parola al nostro direttore generale Maurizio Di Giosia. Buongiorno a tutti. Come diceva, innanzitutto voglio ringraziare chi sta con me qui, innanzitutto l'assessore. Un assessore che in questi anni, a dir che si voglia, a sentire le chiacchiere, e ci è stato vicino, ha sentito le grida di allarme di questa azienda. Ci ha dato in 5 anni 73 milioni in più sul bilancio, 6 milioni in più di spesa del tetto di spesa del personale. Mi ha fatto spendere, perché anche se mi tirava le orecchie ogni volta che andavo in regione, compravamo la 3 Tesla, la PET, tirate le orecchie, però ha voluto che a Teramo si crescesse. Quindi, come diceva una pubblicità, fatti non parole. Noi non amiamo le chiacchiere, noi in questi anni cerchiamo di fare fatti, a discapito di chi urla, noi facciamo i fatti, cerchiamo di farli fatti. Questo voglio ringraziare anche il capo dipartimento chirurgico, dottor Romualdi Piero, e la ditta, la società, Pacinotti, non mi suggerire, sennò sembra che sono. È la società Pacinotti che è quella che è la ditta che ha fornito appunto questo strumentario. Questa giornata per noi rappresenta idealmente un punto di arrivo e un punto di partenza. Un punto di arrivo perché è il completamento di un percorso iniziato qui alla ASL di Teramo da molti anni con la chirurgia endoscopica. La paroscopica e la microchirurgia. Abbiamo sempre voluto porci all'avanguardia nella chirurgia con tecniche che consentono di minimizzare il trauma e ridurre al minimo i giorni di degenza ospedaliera del paziente. E su questa direttrice proseguiamo con l'utilizzo della chirurgia robotica, che amplifica in maniera esponenziale i benefici per il malato. E questa l'ultima evoluzione della chirurgia mininvasiva, successiva alla laparoscopia, in cui il chirurgo non opera con le proprie mani, ma manovra un robot a distanza, rimanendo seduto a una console posta all'interno della sala operatoria. Il sistema computerizzato trasforma il movimento delle mani in impulsi che vengono convogliati alle braccia robotiche. Chi seguirà il mio intervento spiegherà poi nel dettaglio questa nuova tecnica. Ma veniamo al motivo per cui dicevo all'inizio, questa giornata è un punto di partenza. A inizio del mese è stata avviata una formazione e dunque gli interventi, che attualmente sono una decina, che coinvolgono le unità operative di urologia, ginecologia e chirurgia generale, anche se diversi nostri operatori già usavano, scalpitavano per avere questo strumento in azienda. Prevediamo a breve di estendere anche ad altri reparti l'utilizzo del robot. A gennaio inizierà il training per utilizzarlo anche nella VOC di Otorino e chirurgia vascolare. Non solo, ma lo faremo utilizzare anche agli altri presidi. Non è che viene preservato soltanto i chirurghi del Mazzini. Anche gli altri medici degli ospedali SPOC, se necessitano di utilizzarlo, vengono qui ad operare, si spostano con l'equipe e potranno utilizzarlo anche loro. Non è precluso a nessuno. Ampliando l'applicazione di questo sistema, puntiamo a dare possibilità ai nostri cittadini di accedere a cure ancora migliori e innovative all'interno del proprio territorio, evitando disagevoli viaggi fuori ASL, e quindi andremo ad incidere anche sulla mobilità passiva. Tanti infatti, quando sentono la parola robot, dicono sta all'Aquila, sta a Pescara, ma non solo, sta nelle vicine Marche, ci trasferiamo lì per fare un intervento più all'avanguardia. Adesso lo hanno anche qui da noi. Quando parlo di cure migliori e innovative, mi riferisco non solo ai vantaggi del paziente, come un minor dolore post-operatorio,
una minore necessità di trasfusioni, una minore riduzione della ospedalizzazione, ma anche ai vantaggi dal punto di vista clinico. Cito ad esempio la visione 3D, con ingrandimento fino a 10 volte, assicurando una chiarezza e precisione dei dettagli nettamente superiore alla tecnica laparoscopica o il ricorso alla chirurgia multiquadrante, che consente di effettuare interventi più complessi agendo su organi posizionati in diversi quadranti anatomici, senza necessità di prevedere spostamenti del paziente o del robot. Quindi, in definitiva, per me è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio che questa ASL si sia dotata della piattaforma robotica Da Vinci XI, perché significa porre all'avanguardia il polo chirurgico del nostro ospedale, che questa direzione strategica, seguendo le linee di indirizzo della regione, ha voluto tecnologicamente sempre più all'avanguardia. Questo ultimo arrivo fa parte di un discorso più ampio, che ha visto l'acquisizione della PET per il Mazzini e non solo, oltre alla 3 Tesla. Abbiamo acquistato nuove TAC e risonanze magnetiche, già abbiamo acquistato tutti gli ospedali, saranno dotati di TAC 128 strati, tutti e quattro. Tutti e quattro gli ospedali avranno risonanza magnetica, le ultime due sono state acquistate grazie ai fondi del PNR per Sant'Omero e Dati, già acquistate nel 2024 entreranno in funzione, perché vanno fatto lavori di adeguamento delle strutture, mettere una risonanza non è cosa da poco. Quindi stiamo lavorando non solo sul contenitore, sulla scatola, ma soprattutto sui contenuti, e siamo convinti che con la costruzione del nuovo Mazzini siamo sulla strada per realizzare appunto un nuovo ospedale 4.0. quindi consentitemi di fare un ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati all'interno dell'azienda per far sì che questa ciliegina sulla torta potesse entrare in funzione anche nella nostra ASL, quindi personale amministrativo per tutte le pratiche che abbiamo dovuto disbrigare, al personale medico, alla ditta fornitrice, la ditta Bacinotti, che oggi è qui con noi, e infine voglio fare un ringraziamento a tutti voi della stampa, come ha detto l'assessore, per il supporto, anche con la critica che fate, che ci aiuta quotidianamente a migliorare quello che noi facciamo qui. Vi voglio ringraziare e fare a tutti voi degli auguri di buone feste e grazie di nuovo. Grazie. Bene, e adesso la parola al nostro assessore.